grazie ancora alle signore che prima tra l'altro sono stato ritarguito perché ho usato la parola spettacolino. Ho detto ma come spettacolino? Io sono spettacolino. L'altro mi ricordo ancora quando l'abbiamo fatto a Piazza Mercato a Napoli. Tra l'altro volevo ricordare che le signore, oltre a questo evento di questa sera, stanno preparando il carro, stiamo preparando, perché ci sto io, il carro di Carnevale e comunque anche una manifestazione che si terrà qui per l'8 marzo, quindi vi invito anche per l'8 marzo qui. Adesso, giusto qualche minuto per permettere all'amico Emilio di preparare un po' il palco e niente, va bene, viaggio un po' di luci mentre... Signori, buonasera a tutti. E allora è stata proprio mia intenzione non avvalermi dell'uso dell'amplificazione, anche perché sembra di essere molto distaccati, poiché è una festa. E io, ricollegandomi a ciò che ha detto già il consigliere di minoranza, Giuseppe Pugliese, io sono ancora più ottimista di lui. Io penso che Monte di Procida sia una sola persona, quindi una famiglia. E poiché siamo in famiglia, penso che quando siamo in famiglia non bisogna alterarsi, perché l'amplificazione, pure il microfono, sembra proprio un certo distacco all'interno di questa famiglia. E allora questa sera, anche che con il vostro consenso, perché è importante il vostro consenso, con la vostra partecipazione, io ho preferito cantare a voi in un modo intimistico, proprio per essere più vicini. E allora noi vi faremo solo tre canzoni. La prima canzone che vi proponiamo è una canzone del periodo d'oro della canzone napoletana e pregherei tutti quanti voi di cantare il ritornello. Chi non vuol cantare può anche cantare in playback. Allora, alla chitarra un nostro conterraneo, il maestro Fabio Iannuzzi. Al mandolino abbiamo... ma non perché è presente, abbiamo l'onore di avere uno dei più grandi mandolinisti a livello mondiale, perché fa parte, è stato il primo mandolino di Renzo Arcore, e uno dei più grandi che abbiamo, il maestro Amedeo Angelotti. E allora questo spettacolo non è dedicato solo a Leonardo, ma a tutta Monte di Procida. E allora mi raccomando, al ritornello cantate tutti. Io poggio il microfono da un'altra parte e vi chiedo un po' di silenzio. Oh.
distrattamente io. Dal grande Domenico Modugno, però la musica è di Modugno, i versi sono di un napoletano che scrisse pure meraviglioso ed era anche uno dei più grandi registi del cinema italiano degli anni 50, si chiamava Riccardo Pazzaglia. La canzone che ti propone, ti proponiamo, ha richiesto per... non è Piangi il telefono di Domenico. La canzone che vi proponiamo, Portamenti per una zarella. Io avrei bisogno dell'ausilio del vostro, insomma, collaborare attraverso le vostre mani. Qualcuno le mani c'è in tasca,
salute in concorrenza. E poco tempo fa si parlava, perché esiste anche a Monte di Procida, esiste una morale, insomma la piazza di Monte di Procida, e allora la piazza poco tempo fa diceva, si paventava il fatto che forse a Monte di Procida ci sarebbero state per la tornata elettorale quattro liste. E la cosa più assurda, più suggestiva possiamo anche dire, è il fatto che tutti i capolisti sono tutti cose libere. Leonardo Coppola, Pippo Coppola, Franco Iannuzzi, si parlava di Gennaro Di Matte, quattro cose libere. Poi la cosa, un'altra assurda, un'altra. Cameraman, prendi cose libere, va. Questa è un'altra cosa ancora, che il 15 maggio, quando della tornata elettorale, ci sarà libero. Oh,
grazie amici, lui ha presentato i suoi collaboratori, io vorrei presentarvi il nostro concittadino Emilio Coppola. Alla RAI, in televisione. Grazie a nome di tutta Svolta Popolare. Allora, adesso ci sarà giusto il tempo di cambiare scenografia, uno spettacolino di animazione per bambini. Microfoni Biagio. Vado via perché sono stanco di vedere che le varie amministrazioni che si susseguono sono operose solo nei periodi preelettorali. Io resto perché ci sono dei pazzi che presentano un programma amministrativo con punti programmatici emersi da questioni popolari. Vado via perché la mia famiglia è da generazioni che per trovare lavoro deve trasferirsi nelle varie parti del mondo: New York, Berlino, Londra, Nord Italia. Io invece resto perché confido nelle potenzialità di questo paese che, se vengono sfruttate, possono trasformare Monte di Procida nella Beverly Hills dei Campi Flegrei. Vado via perché mi fa rabbia la leggerezza con cui vengono trattati argomenti quali inquinamento marino, ambiente, edilizia. Io resto perché la riqualificazione ambientale del territorio deve essere il nostro punto di partenza e non quello di arrivo. Vado via perché hanno avuto il coraggio di speculare anche sui loculi dei morti. Io resto perché c'è chi punta sui vivi. Vado via perché la politica resta chiusa nella solita stanza dei bottoni. Io resto perché c'è chi con una stanzetta in corso Garibaldi la politica l'ha resa aperta a tutti. Vado via perché c'è poca chiarezza sulla gestione acqua morta. Io resto perché con l'azionariato popolare e la trasparenza di Svolta Popolare il porto lo controlleranno i montesi. Vado via perché mi sono stufato di chiedere piacere. Resto perché con le consulte di quartiere ad ognuno di noi basterà ricordare i diritti. Vado via perché non si può votare con i soliti criteri e i soliti meccanismi. E io invece resto perché stavolta c'è un movimento che il voto vuole meritarselo. Allora vado via perché è impossibile che non ci sia chiarezza sull'agibilità di una scuola. Io resto perché con Svolta Popolare non ci sarà mai il rischio che i nostri bambini vadano a scuola nel seminterrato del municipio. Allora vado via perché per me l'investimento Villa Matarrese è un qualcosa che va al di fuori di ogni programma. Io resto perché credo che ci sarà qualcuno che spenderà i soldi pubblici con responsabilità e trasparenza e saprà definire criteri e priorità. Allora vado via perché qui per i miei figli non vedo futuro alcuno. Io invece resto perché voglio creare qui il miglior futuro possibile per i miei figli. E allora vado via. Vado via perché sono solo e da solo non posso fare nulla. E io resto invece perché insieme a tutti voi posso dare la svolta. Quindi resto perché c'è Svolta Popolare. Sai cosa? Mi hai convinto. Ci portiamo insieme. Grazie, grazie. Grazie ad Aldo e Chiara. Allora qualche minuto.